È stato presentato ieri pomeriggio nella sede della Banca Sicana di via Francesco Crispi il libro di Calogero Miccichè dal titolo Ducezio, Enigma e Utopia, evento promosso da Società Nissena di Storia Patria e da Sicilia Antica. Presenti, oltre all'autore, il presidente della Fondazione Sicana Giuseppe Di Forti, Antonio Vitellaro, presidente di Storia Patria, e Simone Amodeo, vicepresidente regionale di Sicilia Antica. Questo nuovo lavoro di Miccichè parla del siculo Ducezio, che nella metà del V secolo a.C. mise a dura prova la grecità dell'isola. Questo volume raccoglie un po' diversi passi dal testo della Biblioteca Storica di Diodoro Siculo, e i testi che si riferiscono a un personaggio, il Siculo Ducezio, che nel ventennio fra il 461 e il 440 a.C. ha avuto sicuramente un ruolo importante nella storia della Sicilia antica, confrontandosi per ragioni politiche, ma non soltanto, confrontandosi con il mondo greco di allora, rappresentato soprattutto dalle colonie di Siracusa e di Agrigento. Sicuramente in quel momento, alla metà del V secolo a.C., le città più potenti della Sicilia. È un libro anche importante dal punto di vista scientifico, lo facciamo nella linea che ci siamo dati come Fondazione Sicana e come Banca Sicana, che è quella di agevolare la crescita culturale delle comunità, e lo facciamo con una particolare attenzione anche alla storia antica della nostra Sicilia, che ha tanto da raccontare. Stasera appunto ascolteremo un pezzo di questo racconto. Questo libro è l'ultima fatica letteraria di Calogero Miccichè, dal titolo Ducezio, Enigma e Utopia, che prende in esame una delle figure più controverse della storia antica della Sicilia, su cui la nostra unica fonte è Diodoro Siculo, che a questo personaggio dedica alcuni capitoli dei libri undicesimo e dodicesimo della sua biblioteca storica. Ovviamente è un personaggio importante perché è proprio un momento storico in cui i siculi, gli indigeni per la prima volta, si ribellano contro il mondo greco e riescono in una prima fase, in un primo momento, a vincere, anche se poi purtroppo l'epilogo per Ducezio non sarà diciamo positivo, perché verrà sconfitto da greci, appunto, dai greci di Siracusa e di Akragas, e poi ovviamente troverà la morte a causa di una malattia.